E bella per tutti voi, bentornati in questa nuova Retro Top 10. Oggi un altro episodio della Top 10 degli Easter Egg, visto che ci state chiedendo questo episodio da tantissimo. Ma perché ne è Pasqua? No. Ah, a posto, no, pensavo fosse Siamo un Pasqua, po' in anticipo. A posto, a posto. Numero 10. Qui abbiamo il pipistrello uomo, che è il contrario dell'uomo pipistrello. È vero, infatti è sì. Strano. Sentito così è strano. Praticamente in Batman Arkham Knight ci ritroveremo a fare una serie di sequenze per poter poi liberare uno dei prigionieri che, guardate, si mi coglioni, mi sono spaventato, te lo giuro, perché è venuto quasi che usciva in 3D. Hai visto? Mazza, è brutto. E praticamente dopo tutto... Era un prigioniero di una prigione. Io ancora non ho giocato Batman Arkham Knight, quindi non so il nome preciso del luogo. Però praticamente questo prigioniero si libera e in realtà lui era questa specie di pipistrello uomo non so. Cioè la nemesi è proprio, uno è l'uomo pipistrello e l'altro è il pipistrello uomo. Cioè quasi uno senza l'altro. Vabbè, non lo so, sto di cazzate. Numero sinergici. Numero 9. Alla 9 abbiamo Half-Life 3 Confirmed. Dentro Mad Max, raggiungendo un luogo preciso, troveremo il cadavere di Gordon Freeman. Oh mio Dio, davvero? Ma quanto è crisi questa cosa? È vero? Oh mio Dio. Con tutta la sua tutina arancione e con una cassa con il numero 3 e il braccio di Gordon con in mano un piede di porco. Vabbè, mazza, è bel tributo, figo. Bello. Sì, dubito sia una conferma di qualunque tipo, però penso. Vabbè, però è un tributo, dai, un tributo troll. Però è carino a prescindere. Poi vabbè, che non uscirà mai Half-Life 3. Sì, quello è scontatissimo. La cifra. Però è un easter egg abbastanza carino, anche perché non sono neanche collegati quelli che hanno fatto Mad Max con Valve, quindi pensavo stava rianimata magari. Vabbè, numero 8. Qualcos'altro. Ah. Qui invece alla 8 abbiamo Star Wars Battlefront con i sabibodi orlanti. Oh mio Dio. Che puntando in una determinata parte della mappa escono. Compariranno appunto i sabipodi che agitano bastoni. Quanto sono belli, guarda. No, mo infatti, non ci stanno più. No, vanno e vengono, loro sono sabipodi. Cioè, non nascondono. Ah, vedi, sono proprio sabibano, vedi? Infatti, guardate, zoomiamo un attimino al rallentatore. Grazie alla regia che zoomolo di più, bravolo. E guarda, guarda i sabiboli. Che belli i sabiboli. Ma non urlano però, io non li sento urla. Sono scarmanati. Sono scalinati perché sono lontani, no? È vero, per quello non è giusto, non ci avevo pensato, c'hai ragione, grazie. Numero 7. Qui in abbiamo invece il re formaggino di Dragon Age Inquisition. Il formaggino è tipo una barzelletta. Praticamente raggiungendo una determinata zona di un determinato luogo, mettendo una forma di formaggio su un trono, usciranno queste specie di incroci fra conigli e topi senza pelo. A me è brutto. E che fanno? Cioè proprio... È proprio una tribù. Una tribù e poi c'è il re, che è il re formaggino. Esatto, eccolo e questo qua. È il re formaggino. Mamma mia, che schifo. Ma che ha fatto de male per essere così sto coso? Pare tipo i gatti quelli senza peli, no? Però è un cazzo di coniglio. E quindi è tipo una cosa che non ti aspetti. Infatti pure questo sta di ammazza quanto fai schifo, gli sta di. E lui fa proprio posso schifo. Dire che però mi fa fame. Cioè lo mangerei se fosse cotto. <vero. ride> Vabbè, c'era il focolare là a fianco, un attimo. Numero 6. Forse per quello. Qui invece abbiamo lo sporcaccione che è di Metal Gear Solid 5. Se stando fuori dalla Mother Base per tanto tempo, guarda che puppe, stando fuori dalla Mother Base per tanto tempo, puzzeremo e saremo sporchi come le carogne e al ritorno nella Mother Base, mentre Ocelot cercherà di tirarci un secchio d'acqua... Ma perché? Dopo vedete, lo sporcaccione, questo è un altro tipo di sporcaccione, mi stai a far vedere... Infatti poi interviene Quiet che gli fa, andiamo a farci una doccia. Ah. E in quel momento andremo dove tutti ci guardano. Guarda come guardano tutti! Vabbè, però, che gli vuoi dire? È giusto, cioè, d'altronde se la fa davanti a tutti, sta doccia non è che te puoi girà. Pare brutto. Kojima sporcaccione. Davvero, mamma mia, Kojima. Quante gioie. 10 euro che dopo aver visto questo video tutti passeranno giorni interi fuori dalla Mother Base solo per vedere sta cosa. Numero 5! Qui abbiamo Super Dying Light Bros, che in un camino nella città di Dying Light. Ma è Super Mario? Esatto. Entreremo in un livello nascosto di Super Mario. Ma in 3D, che tale? È fighissima sta cosa.
Sì, ma ci sono anche gli zombie a forma di fungo. Ma è proprio il primo livello di Super Mario? Teoricamente sì, non so se è fedele al primo livello reale. Vabbè. Però sì, teoricamente approssimativamente sì. Con quello che puoi fare con le strutture del gioco. Però dai, bella, è abbastanza cosa. Figo. Ho provato a cercarla, ma non l'ho trovata. Devo informarmi bene su come raggiungerla. Voglio giocarci veramente in prima e mo' il salto sulla bandiera. Bravo, complimenti. Quanto GG, well played. 3250 punti, mazza pochi. Pensavo di più. Cioè. C'erano anche i fuochi artificiali finali. Qui invece abbiamo i fantasmini di GTA 5. Raggiungendo un monte, il più alto, non mi ricordo, e inquadrando col cecchino da lontano, vedremo il fantasma. Ma non è che è come quella di Yeti, che c'era un Yeti, poi ne era vero. No, questo è vero, questo c'è. No, perché poi ci dicono sotto le cose brutte nei commenti, perché un Yeti era una mod. Il fantasma esisteva, a posto. Il fantasma c'è veramente. Infatti, andando, avvicinandoci, poi il fantasma scomparirà e noteremo una scritta fatta col sangue che dirà tipo, mi ha ucciso tizio, adesso non ricordo il nome. Mamma Mao, che paura. Sì, sì, c'è tutta una storia all'interno di GTA. Visitando determinati siti web troverete riferimenti alla morte di questa donna, che appunto è stata gettata, sto facendo le virgolette con le dita, da questa rupe. Ah, vedi, lei sta là. Esatto. In realtà è stata investita male a GTA. Numero 3. Qui abbiamo pronto, è la Vault-Tec, che all'interno delle nostre case troveremo un calendario con il numero che se lo chiamiamo, lo sto dicendo, ti rispondono. Pessimo, risponde direttamente la Vault-Tec. Dai, fammi sentire. Thank you for calling Vault-Tec, your first choice in post-nuclear survival. We're sorry, but due to unexpectedly high call volume, all representatives are currently busy. Please stay on the line and someone will be with you as soon as possible. There are collars in front of you. Estimated wait time. C'ho un po' paura. Io volevo provare a chiamare. Però mi sa che come interurbana pago un pochino. Mi sa pure a me. Non te conviene. E numero giù. Qui invece alla 2 abbiamo Dottor Key, che è sarà Dottor una battuta. Esatto. Era una battuta, posso. Praticamente, raggiungendo questo determinato luogo all'interno di The Witcher 3, all'interno di questa specie di mini chiesetta ci saranno queste statue che sembrano. Ma non mi dica che sono quelle che blinkano. Sì. Sono quelle che blinkano. No, sta puntata è bellissima di Dottor Who. E poi che taglio, sono proprio. Però non in teoria dovrebbe essere già morto, perché ne devi guardare. Oddio, si girano. Lui si muovono. Non si muovono? Non sì, seguono. No, si sono girate, vedi? Seguono mamma il mia, no, fanno venire in ansia se statue. Che taglio, bello. Mi piace perché mi piace sia la puntata di Dottor Who che come l'hanno fatto. Bravi, questo è bello. Bello, mi piace. Infatti, mo sono scomparse, non so dove sono finite. Non si sa mai, quelle escono quando me lo aspetti. Numero uno! Qui invece le sette assassine, dove se ci avviciniamo a questo assassino nel covo di Assassin's Creed Unity, ci farà un discorso e poi inizierà a scorreggiare. Viva l'aerofagia. Ma proprio così che arsa. Sì, proprio scosta proprio la chiappetta. Vabbè, d'altronde sta là così. Vabbè, non ne fa un'altra. Ah. Sono anche diverse l'una dall'altra. Ringraziamo True Phantom che di cui abbiamo reperito il video. E non solo gli odori. Però vabbè, fanne un'altra, dai. Oh, questa era corposa, diciamo. Io ti giuro, quando l'ho trovato scommetto che ti sei tagliato. Se lo scoprivo prima, ti giuro, l'avrei fatto anche quando l'ho giocato. Hai capito, sta assassini. Al bonus invece abbiamo i tacchini violenti. Praticamente all'interno di Doom 3, nella caffetteria, troveremo questo combinato chiamato Super Turbo Turkey Puncher della Namcon. Palese proprio storpiaggio di Street Fighter e di Capcom. E soprattutto tipo ci farà ammazzare questi tacchini. Non ho capito il perché dei tacchini, però è figo. C'è pure il Doom Guy là, vabbè, è tutto insieme. Sì, sì, è proprio un accrocchio di citazioni. E niente ragazzi, iscrivetevi al primo canale, al secondo canale, seguiteci su Twitch, mi raccomando seguiteci soprattutto su Facebook e su Telegram per non perdervi nessuno dei nostri video. Per il resto guardatevi la vecchia puntata degli easter egg. Che magari era veramente di Pasqua, poi non lo so. Bella ragazzi, può essere, bella!